Bentornati alla La Wine. Oggi facciamo un po' un esercizio di fantasia, visto che siamo in questo periodo di lockdown un po' rinchiusi, perché ci tuffiamo nella natura della Val Zebrù in Valtellina con Elena Marinoni, che insieme a suo marito Michele gestisce il rifugio Quinto Alpini. Elena, come nasce questo desiderio e comunque come arrivate a gestire il rifugio tu e Michele? Io e Michele gestiamo questo rifugio da 18 anni, l'estate prossima sarà la 19ª. È stata una scelta a 18 anni, mio marito, una scelta soprattutto di mio marito, desiderava fortemente poter continuare in realtà un lavoro che faceva già tutte le estati e quindi è nato questo lavoro incredibile che sta andando avanti ormai da lungo tempo. La stagione della Quinto Alpini dura l'estate, quindi circa 3 mesi. Come viene gestita soprattutto la parte dei rifornimenti, della cucina e la gestione della cucina? Come hai detto tu, il rifugio apre da giugno-settembre e essendo un rifugio a 3.000 metri, è un rifugio che è legato molto al tempo, nel senso che non avendo la teleferica dobbiamo aspettare che la neve si sciolga un po' per poter gestire l'apertura, che è un'apertura molto importante e molto faticosa. E i rifornimenti vengono gestiti in maniera diversa rispetto alle condizioni climatiche e rispetto un po' al quantitativo. In genere facciamo un volo di elicottero all'inizio della stagione e poi durante le settimane, man mano che la neve va via, riusciamo a portare i rifornimenti con vari mezzi. Quindi arriviamo a un certo punto con una jeep, poi scarichiamo, usiamo la motocarriera. E con la motocariola riusciamo ad arrivare sul rifugio se non c'è neve, altrimenti scarichiamo di nuovo e portiamo mio marito, non io, portiamo a spalle con la gerla il quantitativo settimanale, il cibo fresco, le verdure, la carne. So che in cucina avete sempre un cuoco e una cuoca, giustamente. E quali doti deve avere questa persona per lavorare comunque nella vostra cucina? E se ce la racconti anche un po' la vostra cucina? Allora, noi da sempre abbiamo cercato più che chef, ok? Persone appassionate sia di cucina ma anche di montagna, perché comunque noi siamo a 3.000 metri, siamo lontano da tutto e quindi il nostro vivere insieme è proprio lo stare insieme come in famiglia tutti i giorni per 3 mesi e riuscire a creare qualcosa con degli ingredienti che magari a volte non hai a disposizione e quindi devi saperti reinventare. Sicuramente la creatività, la solarità, l'entusiasmo, il saper stare insieme sono le doti che noi ricerchiamo. Poi la cosa che soprattutto secondo me è importante in una cucina di un rifugio è l'autenticità e la sincerità nel piatto, perché sono piatti che devono riportare, cioè devono toccare il cuore, sono piatti semplici, ma se fatti con amore le persone sono contente, lo riconoscono. E com'è fatta la vostra cucina? Di cosa è composta? E dove mettete poi gli stock del Allora, cibo? come tutti i rifugi, insomma tutti i ristoranti, diciamo abbiamo una dispensa con i freezer, teniamo il fresco, le verdure, la carne. Poi dopo abbiamo una piccola cucina con 4 fornelli, una stufa e basta. E poi insomma il piano cucina e il tavolo dove poi dopo insomma, mangiamo anche tutti insieme lì. Quindi la nostra cucina è in realtà uno spazio dove il cuoco la vive e quando si finisce di cucinare la viviamo tutti insieme noi perché appunto è proprio un rifugio piccolino, quindi come staff siamo proprio una famiglia. Ci teniamo tanto a far comprendere che tutto ciò che arriva da noi è portato con fatica a spalle. Se ho il menù della giornata è quello, è perché abbiamo deciso così, quindi sempre magari sviluppiamo un menu che sicuramente farà felice qualcuno, ma magari non accontenterà qualcun altro. Ecco, bisogna avere un pochettino più di pazienza, però è un lavoro comunque bellissimo. Senti, qual è il piatto che va per la maggiore, o perlomeno nelle ultime stagioni? Allora, da sempre, la polenta uova e speck, che è proprio il piatto che desiderano, la polenta e formaggio fuso. Noi ecco la cosa fondamentale che da sempre proprio supportiamo il mondo agropastorale, quindi sotto di noi abbiamo questa malga di Augusto e Fabrizio e noi cioè Michele proprio scende con la gerla, va a prendere i formaggi e li porta sui formaggi, sui vini, sulle cose principali. Abbiamo fatto una scelta, materiali fatti con amore che abbiano
un nesso, no? Che la sostenibilità magari è un po' un sporcarsi la bocca, però piano piano qualcosa ci si può fare, ecco. Senti, riuscireste a immaginare i pasti in Quinto Alpini senza vino? No, perché secondo me il vino è anche convivialità, nel senso che a me è una cosa proprio che piace tantissimo e mi emoziona sempre. Persone che non si conoscono si trovano al tavolo e lì comincia un racconto personale, no? Ognuno apporta qualcosa alla conversazione ed il vino è un punto, secondo me, un fil rouge che tiene tutti insieme. E secondo me è proprio sì, convivialità. Il vino è insieme al cibo, ovviamente esalta i sapori, ma cioè, lo sento sempre, sempre: ma sì, dai, prendiamo mezzo litro di vino, ma no, ma dai, prendiamone uno, lo bevi tu, lo bevo io. Quindi è sempre questa scena molto bella. Quindi, che cosa faccio? Mezzo litro? Un litro? C'è qualche episodio che ricordi con particolare piacere perché è divertente o magari non divertente? La cosa che mi fa divertire e che capita magari spesso, noi alla sera diamo due primi e due secondi, no? A scelta. Succede sempre che ci dimentichiamo la pasta in bianco. Quindi arriviamo tutti, portiamo i piatti e diciamo, oddio, la pasta in bianco. E quindi dobbiamo rimetterla su alla veloce, ma in realtà la pasta in bianco ci mette tantissimo a cucinare proprio perché l'acqua a 3000 metri fa molta fatica. E quindi c'è sempre questo momento, oh no, ci siamo dimenticati la pasta. Quindi dobbiamo andare di là, chiedere scusa, vabbè, in qualche modo poi la facciamo. Lo pettiamo magari con la bresaola e il caprino. Beh, l'arte dell'improvvisazione, Sì, insomma. Com'è l'improvvisazione è fondamentale, altrimenti. vivere 3 mesi all'anno lassù? Là c'è l'essenziale, cioè ti svegli, abbiamo un momento fondamentale per noi che è quello della colazione tutti insieme, fuori all'aperto, siamo solo noi perché quando vanno via gli ospiti va in questo momento. Siamo noi e le montagne, magari con la piccola Foxy che vive, che sta lì. E sono momenti di grande crescita personale perché lavori a stretto contatto con la gente, lavori a stretto contatto con la natura, ti senti molto umile nei suoi confronti perché a volte fa freddo, quindi non hai l'acqua, magari a volte non funziona il riscaldamento, funzionano solo pannelli solari. Un piccolo generatore, quindi siamo legati e quindi ti devi adattare, ma però non ti manca nulla. Hai quasi paura a scendere, per esempio, dopo 3 mesi, perché ritorni a vedere tanto e tutto è troppo, no? Bene Elena, io ti ringrazio tanto e sicuramente, almeno io personalmente ho veramente tanta voglia di tornare da voi e speriamo che la prossima estate vada meglio. Sarà comunque l'occasione per venirvi a trovare certamente. Grazie mille, ciao a tutti!